L'insediamento di Sergio Mattarella visto dai grandi lettori toscani, tutti allineati nel sottolineare l'importanza del discorso del Presidente della Repubblica. Mazzeo è un gigante della democrazia. Fermato dalla pandemia lo scorso anno, il Premio Firenze è di nuovo in pista, un appuntamento dedicato alle arti visive, con quasi 150 opere in mostra e 133 artisti impegnati. Il loro viaggio forse è durato più del dovuto, gli occhi addosso del paese e la necessità di dare una guida alla Repubblica Italiana. Alla fine la scelta è ricaduta su Sergio Mattarella e i grandi elettori toscani hanno applaudito al bis del presidente uscente. Quello appena pronunciato è, a giudizio del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il discorso di un gigante della democrazia, del garante della Costituzione. Parole piene di buona politica, rivolte ai cittadini e alle cittadine, con un linguaggio di speranza. Assistervi è stata un'emozione incredibile che porterò sempre nel mio cuore. Sulla stessa lunghezza d'onda, Marco Landi, il giuramento del presidente Mattarella, essere qui in rappresentanza delle Toscane e dei Toscani, è stato per me un momento di grande onore, dichiara il portavoce dell'opposizione. Si conclude oggi la fase della proclamazione. Il nuovo settennato si apre ancora in una fase della pandemia. Il discorso di Mattarella è stato molto applaudito, molto toccante, in particolare quando si è rivolto con un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, ai volontari e alle forze dell'ordine. Non da meno Eugenio Giani, presidente regionale. Sono convinto che la giornata di oggi sia una giornata storica, perché segna l'inizio del secondo mandato di un presidente della Repubblica, che ha dato prova nel suo primo mandato di saper svolgere al meglio il suo ruolo. Mi sono davvero emozionato nell'ascoltare un gigante, perché il presidente Mattarella con il suo discorso carico di politica, di buona politica, ma con un linguaggio rivolto alle cittadine e ai cittadini, un linguaggio di speranza dopo i terribili anni della pandemia, un messaggio che arriva forte al cuore di chi si è impegnato in prima linea, di chi soffre, usando per ben 18 volte la parola dignità, dignità contro la violenza sulle donne, dignità per i giovani, dignità per il lavoro, un faro, un esempio per chi come me si impegna ogni giorno in politica. Ancor di più, dopo aver ascoltato il suo discorso rivolto sia al Parlamento ma soprattutto alla Nazione, sono fiero e orgoglioso di aver votato il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il giuramento del presidente Mattarella è stato un momento ancora di grande onore, rappresentanza di tutte le Toscane e i Toscani. Si conclude oggi la fase della proclamazione con il giuramento del nuovo presidente di questo settennato, che ci vede ancora in una fase di pandemia, e sicuramente il discorso del presidente Mattarella è stato molto applaudito ma anche molto toccante nel momento in cui ha ringraziato proprio in questo momento storico che stiamo vivendo dal punto di vista della sanità, pandemico, ha ringraziato tutti gli operatori sanitari, i volontari e le forze dell'ordine. Sicuramente un discorso molto completo, ha toccato tantissimi punti, ha valorizzato la centralità del Parlamento, ma soprattutto ha dedicato, e questo mi ha colpito molto, una buona parte del suo discorso incentrandolo sulla necessità della riforma della giustizia in Italia. Molti applausi, questi sono stati probabilmente i punti che più mi hanno toccato nel suo intervento, ma credo che da oggi parte un nuovo percorso anche della politica, e sicuramente la garanzia del Presidente, di un Presidente della Repubblica come Mattarella farà sì che anche le forze politiche che da qui a un anno andranno al voto sapranno far tesoro delle sue parole, incentrate ovviamente sull'unità del Paese e della nostra nazione. Devo dire...
dire che l'autorevolezza, il senso di partecipazione emotiva da parte dei grandi elettori, Sergio Mattarella davvero ha dato il senso di un Presidente della Repubblica che rappresenta per la coscienza comune del Paese il Capo dello Stato, la figura di unità degli italiani, delle varie articolazioni in cui lo Stato è composto. Io sono convinto che quella di oggi è una giornata storica perché segna l'ingresso per il secondo mandato di un Presidente della Repubblica che ha dato prova nel primo mandato di saper svolgere al meglio il suo ruolo. La Toscana ritrova il premio Firenze dedicato alle arti visive, con una mostra collegata. L'inaugurazione è avvenuta nello spazio espositivo Carlazzello Ciampi. Sono stati coinvolti 133 artisti che hanno presentato complessivamente 139 opere. Si ritrova la lezione che la pandemia ci lascia, quella di una natura da rispettare senza piegarla alle esigenze dell'uomo che possono distruggerla, e quella di un'umanità consapevole dei limiti che sceglie di non oltrepassare per garantire una vita migliore a se stessa e alle generazioni che devono venire, ha affermato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, impegnato a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica. Quella che presentiamo qui è una selezione dell'espressione artistica culturale nel nome di Firenze, ma ormai vocata a parlare a tutto il mondo, ha aggiunto la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. Grazie davvero a tutta la giuria della sezione Arte Visive del Premio Firenze, giunto alla sua 38esima edizione. Come ho detto più volte, poter aprire questi spazi alle cittadine toscane, ai cittadini toscani, in questo tempo in cui stiamo uscendo con fatica, con grande fatica dalla pandemia, è qualcosa di bello ed importante. Se c'è qualcosa che mi è mancato nel periodo della pandemia era proprio riempire il mio cuore, riempire la mia anima con la bellezza dell'arte, con momenti culturali importanti, e questo è mancato a tante cittadine e a tanti cittadini del nostro territorio. Grazie per questa bellissima mostra che conto di visitare non appena rientro a Firenze. Grazie per come siete riusciti a raccontare paesaggi naturali e umani attraverso le tecniche più varie, in un modo moderno ma con grande capacità di raccontare quello che siamo e che siamo stati. E questo è un po' quello che ci lascia anche la pandemia, quella di una natura da rispettare sempre senza piegarla alle esigenze dell'uomo che possono distruggerla, e anche quello di un'umanità consapevole dei limiti che sceglie di non oltrepassare per garantire una vita migliore a se stesse e alle generazioni che devono venire. Grazie dunque al Centro Culturale Firenze Europa Mario Conti, al suo presidente Marco Cellai, che saluto caramente. Grazie per il prezioso lavoro di promozione della cultura che porta avanti da anni e che ci vedrà anche in futuro pronti a lavorare insieme. Premio Firenze da 38 edizioni ci presenta una selezione dell'espressione artistica culturale nel nome di Firenze, ma ormai vocata a parlare a tutto il mondo, che devo dire merita il sostegno delle istituzioni. Non per niente sì, siamo qua e ospitiamo la esposizione della sezione Arti Visive nella sede del Consiglio regionale della Toscana, che da sempre appoggia e segue questo premio e ne sostiene le iniziative e gli intenti, soprattutto in un tempo come questo della fine pandemia, speriamo post pandemia, nel quale è necessario sostenere la creatività, gli artisti, coloro che nei diversi campi espressivi hanno cercato di dar voce a un disagio, alla sofferenza che è poi quella di molti nostri concittadini e concittadine. La consigliera poi si è soffermata sull'importanza di portare avanti queste iniziative nonostante la pandemia. Soddisfazione per essere di nuovo in azione è stata mostrata anche da Marco Cellai, presidente del Centro Culturale Europa Mario Cioni. Queste iniziative sono fondamentali proprio perché non solo è lavoro di molte persone, ma anche perché è un lavoro che riempie di senso anche la vita difficile di tanti cittadini e cittadine. Thank you.
È un premio che ormai è arrivato alla 38esima edizione, che si è svolta a dicembre a Palazzo Vecchio nel Salone del Cinquecento, che è la sua sede tradizionale. È un premio che vede assieme letteratura e arti visive, con 5 sezioni a concorso nel comparto letterario e 4 sezioni a concorso in quello delle arti visive. Nel mentre abbiamo premiato gli artisti vincitori, primo, secondo e terzo premio, e i premi Firenze Giovani con l'esposizione delle loro opere a Palazzo Vecchio nella giornata della cerimonia, oggi si inaugura la mostra premio di tutti gli altri artisti che sono stati segnalati e finalisti dalla giuria di merito. Il presidente si è poi soffermato su quelle che sono le peculiarità dell'edizione di quest'anno. Al suo fianco Roberta Fiorini, membro della giuria, che ha parlato delle opere in mostra. La fantasia e l'estro degli artisti non hanno limiti e confini e si estrinsecano nelle maniere più diverse. Basti vedere le opere che ci sono in scultura, in grafica, in pittura e nella fotografia che sono qui esposte. Altrettanto dicasi per quello che è stato per la letteratura e il comparto specifico, con le opere nella poesia edita e inedita, nella saggistica edita, nella narrativa edita e nel racconto inedito. Il premio è ormai valicato confini nazionali, d'altro canto, tra i patrocini che assomma c'è l'alto patronato del Parlamento europeo, quindi è una testimonianza del significato che ormai ha assunto in campo sovranazionale. La giuria intanto è una giuria piuttosto importante, qualificata, composta da 8 membri. Le opere in concorso erano 139, quindi tantissime per avere poi una selezione come questa di oggi, che sono una quarantina di artisti, non solo italiani ma anche dall'estero, da extra Europa. E il criterio di selezione è valutare un po' la ricerca che c'è dietro certi linguaggi delle arti visive, rispettando sia la tradizione sia le nuove metodologie.